Cari utenti di YouTube, voglio fare questo video in merito alla saggia decisione dell'isola di Spargi di sterminare tutti i cinghiali lì presenti, che sono stati protagonisti in quest'estate di problemi sull'isola inerenti ad aggressioni che ci sono state verso i turisti, in particolar modo quella più grave, ossia quella contro un bambino, mi pare di 6 o 9 anni, che è stato morso ai genitali da una di queste bestiacce. E come al solito, quando succedono questi inauditi fatti di cronaca, verso i quali gli animalisti non mostrano alcuna forma di sdegno, come se la vita di un bambino non fosse qualcosa di sacro da difendere, ogni volta escono i medesimi loro, i loro medesimi proclami, che raggiungono veramente, che sono, rappresentano veramente il culmine dell'idiozia. Ma poi questi comunicati escono sempre sotto sigle nate chissà quando, a parte quelle più famose ormai come la LAPA, ma sigle del tutto sconosciute come la NDC Animal Protection, che si chiedono, credendosi chissà che cosa, di rappresentare, di essere l'annullamento della decisione, che poi l'ordinanza comunale è stata fatta saggiamente il giorno prima, in modo da non dare tempo agli avvocati di questi fanatici, con l'aiuto dei loro amici giudici, di sospendere l'ordinanza, no? Ma sono proprio comunicati farciti di ignoranza e di misantropia, no? Ve ne leggo un esempio: si sta ripetendo anche a Spargi l'ennesimo inutile spargimento di sangue, con provvedimenti violenti e non risolutivi. Ma in questo caso la violenza è del tutto giustificata, è del tutto logica e giusta. Perché lo ripeterò fino alla nausea, i cinghiali non meritano compassione, perché sono una delle specie più invasive del pianeta, causano enormi danni alle coltivazioni, causano innumerevoli livelli di incidenti, e noi in Ciociaria ne stiamo avendo tanti, come per esempio un incidente accaduto di recente a una persona, a un turista a Sora. E quindi non hanno bisogno di nessuna pietà i cinghiali. Ma poi questi provvedimenti sono inutili per un semplice motivo, perché non sono risolutivi, perché se ne ammazzano troppo pochi, e soprattutto pochi in 3 mesi di caccia, se ne ammazzano pochissimi, e quindi non si fa una pars destruens di queste bestiacce, come per esempio stanno facendo in Ticino, per esempio, che ne stanno ammazzando veramente un numero incredibile. È solo così, una volta eliminato definitivamente il problema, magari non definitivamente, perché i cinghiali fanno buona compagnia alle pappardelle, però quando si risolve solo così in modo drastico il problema, allora poi non si ripresenta. Ma fatto in modo ridicolo come viene fatto adesso, è normale che queste bestiacce, riproducendosi a dismisura, perché si riproducono a un livello veramente incredibile, allora è normale che il problema prima o poi ritorna, no? Ma soprattutto poi inventarsi la pretesa di doversi inventare delle soluzioni alternative che non esistono. Una nuova sanguinosa e sterile operazione che dimostra l'incapacità della politica di investire in soluzioni di medio e alto periodo che siano rispettose della fauna, dell'ambiente in generale e della vita di altri esseri viventi, come l'educazione delle persone e dei turisti, perché in questo caso fanno ricadere la colpa sulle persone, no? Come se la gente si divertisse, parlo della gente che ha un po' di razionalità, si divertisse ad andare dietro a sti bestioni di 300 kg, no? Quando si vede benissimo nei video che arrivano dalle spiagge che sono loro ad aggredire, a strappare le buste dei turisti che contengono cibo. E quindi è il contrario, non è come dicono loro. Ma poi, quali sarebbero queste politiche fantomatiche per periodi di medio e lungo termine? Quali dovrebbero essere?
metodi contraccettivi che sono stati cose che sono state sbugiardate dagli etologi più competenti, perché come fai a prendere oltre 3 milioni di cinghiali e sterilizzarli? Come fai? È impossibile. E poi resterebbe comunque il problema, quantunque si riuscisse a sterilizzare tutta questa massa di cinghiali, resterebbe comunque il problema che sono comunque in soprannumero e vanno comunque abbattuti senza la minima pietà o reticenza. Ma poi, soluzioni in medio e lungo periodo che siano rispettose della fauna, dell'ambiente in generale, della vita degli altri esseri viventi, che è quello che non sono i cinghiali, che devastano e distruggono ogni pezzo di terra che trovano. Sono pericolose non solo per la terra, per l'agricoltura, ma anche per altri animali stessi. Ma quanti casi di cronaca ci sono di cani sbranati dai cinghiali? Ma poi soprattutto c'è un articolo che ho trovato in rete dove praticamente dove si dice, mi sembra un sito dove si dice che i cinghiali sono i maggiori predatori delle uova di uccelli che nidificano a terra. La predazione dei nidi è segnalata come causa principale di fallimento riproduttivo della specie di uccelli nidificanti al suolo, le cui popolazioni in Europa sono in declino. I ricercatori concludono: il cinghiale potrebbe agire come i principali predatori delle specie di uccelli nidificanti a terra negli habitat mediterranei, e l'aumento della popolazione su larga scala di questo ungulato dovrebbe essere considerato una minaccia significativa per le specie nidificanti a terra di interesse europeo per la conservazione. Quindi questi fanatici e alienati animalisti fanno, cioè non sanno neanche di quello che parlano, di cosa parlano, perché agiscono solo in preda al loro delirio ideologico. E detto questo, io spero soltanto di non dare visibilità a questi proclami per i quali penso che di cui non interessi nessuno in pratica. Detto questo, sperando che in futuro questa piaga venga debellata con metodi finali e risolutivi, auguro a tutti quanti un buon proseguimento di giornata.